Gentili telespettatori, a voi tutti il più cordiale buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono da Nizhny Novgorod per la seconda giornata di gare. Campionati europei di ginnastica ritmica con un risultato subito importante per quanto riguarda l'Italia, vale a dire il medaglia di bronzo della formazione allenata da Manuela Maccarani, ma dobbiamo dire che è un terzo posto che lascia un po' di amaro in bocca. Ne parleremo con Isabella Zunino Reggio al commento tecnico. Salve a tutti. Ma abbiamo anche la possibilità oggi, intanto sincronizzazione e assistenza tecnica di Carlo Tagliatesta, di avere Daniela Masseroni al microfono. Ricordiamo Daniela Masseroni, 4 oro mondiali, Baku 2005, Mie 2009 al concorso generale Nastri e Funi, poi a Mosca 2010 nel concorso generale, oro agli europei di Torino 2008, argento nel 2004 all'Olimpiade di Atene, 8 argenti mondiali, 2 bronzi mondiali, ai campionati europei 5 argenti, 5 bronzi, insomma veramente un curriculum di grandissimo rispetto e spessore per Daniela Masseroni, che nel 2011 ha deciso tuttavia di lasciare l'attività agonistica, non però l'attività in genere legata alla ginnastica, tant'è vero che con un'altra rappresentante, possiamo dire, storica della formazione di Emanuela Maccarani, vale a dire Fabrizia D'Ottavio, fa parte del gruppo Eurythmics. E oggi, Daniela, sei qui per andare a commentare le tue ex compagne di squadra. Un appuntamento importante perché arriva proprio prima dell'Olimpiade di Londra, siamo anche reduci dalla delusione, non certo motivata dalle azzurre ma dalle giurie internazionali di Pechino, tu hai vinto anche l'argento ad Atene nel 2004, Pechino deve essere soltanto una pallida memoria. Purtroppo quanto abbiamo avuto occasione di vedere nella gara di ieri non ci fa sperare poi così bene. Qual è la tua opinione? Poi sentiamo anche Isabella. Sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Purtroppo sì, c'è stato questo risultato, noi speravamo di ottenere magari una medaglia un po' più prestigiosa, soprattutto visto che le ragazze hanno eseguito l'esercizio quasi alla perfezione. Speriamo comunque che da qui a Londra, insomma, ci sia ancora un po' di tempo per far sì che non si dia per scontato che questo risultato sia un anticipo di quello che accadrà fra qualche mese. Ecco, da dire che c'è stato anche un atteggiamento piuttosto criticato nei confronti della Wiener, la signora Wiener, che ieri ha prima presentato, tra l'altro lei è la moglie del proprietario della Gazprom, terzo possessore mondiale di questo materiale dopo Arabia Saudita e Iran. E prima si è presentata sul palco degli oratori, ma adesso andiamo a vedere la gara individuale, poi torneremo sul concorso a squadre e cominciamo proprio con Giulietta Cantaluppi, che comincerà con il cerchio. Giulietta Cantaluppi, allenata dalla mamma Cristina Ghiurova, Giulietta che tra l'altro è fresca di campionato italiano.
sempre molto effervescente, frizzante. Veramente un'ottima esecuzione, sono proprio contenta. Ricordiamoci che questo è il programma poi olimpico, perché Julie ha guadagnato meritatissimamente l'accesso appunto alle Olimpiadi di Londra durante il campionato del mondo di Montpellier. Infatti la giuria ci sta facendo la regia ci sta facendo vedere proprio i pezzi dove si vede la perfezione del tempo fra lancio e ripresa, perché l'elemento sia molto ben. Qui vediamo tutte le mamme delle ragazze della squadra che stavano giustamente applaudendo Julie, perché l'Italia comunque è tutta unita, che siano individuali o squadra. Adesso andiamo a vedere la Shinkarenko. Ricordiamo che questo è il gruppo B, le migliori, quelle che si contenderanno la medaglia d'oro verranno, ma volevo sapere prima un'impressione sulla prova di Giulietta da parte di Daniela Masseroni. Giulietta mi è piaciuta un sacco, perché nonostante fosse stata la prima a entrare in pedana era molto grintosa come sempre, nonostante appunto abbia aperto lei la gara, ma comunque l'ho vista in tutte le sue gare precedenti molto carica, molto motivata. Giulie è anche lei un 85, forse l'ultimo 85 in Italia, e fin da sempre ha detto che non avrebbe smesso finché non sarebbe andata alle Olimpiadi, quindi l'aspetta insomma la gara della sua vita, lei come tutto il resto del team italiano. Beh, del resto ricordi che hai commentato con noi l'accesso di Giulietta in occasione dei campionati mondiali di Montpellier, quando l'Italia conquistò il terzo oro mondiale consecutivo. Sì, esatto, è stata una gara molto, molto tesa, ricca di tensione. Si è vista proprio la soddisfazione e la gioia sul suo volto quando si è qualificata, non solo sul suo, ma penso sul volto di tutti gli italiani, dove l'esclamazione è stata: finalmente ce l'ha fatta. Intanto qui vediamo l'Ucraina Shinkarenko, poi vedremo una vecchia conoscenza delle pedane, vale a dire l'ungherese Dora Vas e la rumena Alexandra Piscupescu. Perché appunto, come tu hai già detto, ricordiamo che questa gara le individualiste si sono guadagnate il posto allo scorso campionato europeo, perché il campionato europeo è per un anno riservato alle senior individualiste e per l'altro anno alle senior di squadra. Vanno a completare l'europeo le junior di squadra e individualiste in alternanza con le senior. Giulietta Cantaluppi ha ottenuto 26,45, difficoltà di 8,80, artistica 8,90, 8,75 di esecuzione. Nessuna penalità per Giulietta, ripeto 26,45. È un buon punteggio. Ottimo. Ricordiamoci che ogni volta che si supera il 26 si rientra nei buoni punteggi, ecco, non so come dire. No, l'hai detto benissimo, Isabella, l'hai detto molto bene. 26,45 sembra i buoni propositi. Non era così in forma in occasione della Coppa del Mondo di Pesaro, Giulietta, dove ha commesso qualche imperfezione, soprattutto con le clavette. Perché giustamente, come abbiamo avuto modo di dire a Pesaro, queste povere ginnaste non è che possono essere sempre perennemente in grande forma. È meglio essere in buona forma avvicinandosi all'importantissimo appuntamento delle Olimpiadi che non a metà strada. Intanto proprio sull'esercizio di Dora Vas, appena concluso, chiameremo il primo break. Mentre deve uscire il punteggio della Shinkarenko. Dora Vas, 21 anni, piuttosto alta, 1,74 m, 55 kg. Primo evento internazionale nel 2005. Tanto per la Shinkarenko, 26,325, ricordiamo che però era impegnata alla palla.
Torneremo più tardi alla valutazione della ginnasta, mentre la Shinkarenko ha ottenuto, ripeto, 26-325. Dora Vass, un esercizio senza troppe imperfezioni, ma neanche senza troppi slanci. Ci fermiamo per un minuto e poi di nuovo in diretta da Nizhny Novgorod. Allora, abbiamo visto la caduta di Dora Vass della clavetta, che costerà senz'altro, mentre in questo momento c'è Alexandra Piscupescu impegnata al nastro. È una ginnasta giovane, 18 anni, 1,65 m, 47 kg. Ha cominciato la propria attività nel 2004 a livello internazionale, allenata da Maria Garba. Però è l'unica ginnasta rumena che da tantissimo tempo è riuscita a rimanere a buon livello sulle scene senior, perché le rumene negli ultimi anni erano molto forti da, appunto, a livello junior, ma poi si spengevano quando diventavano senior. Invece lei è riuscita a mantenere un buon livello anche crescendo. Intanto è arrivato il punteggio di Dora Vass, la l'ungherese, con 26,050. Quindi per ora la nostra Julie mantiene la prima posizione. Sì, mantiene la prima posizione, però bisogna andare a vedere un confronto diretto anche attrezzo per attrezzo. Infatti, arriva Carolina Rodriguez, la spagnola, 26 anni, del 1986, 1,64 m, qui l'evidente errore da parte della Vass, 48 kg. Si parlava prima dell'età della Rodriguez, Isabella e Daniela, però non si smette mai di imparare, nel senso che anche a 26 anni ha avuto un'evoluzione costante anche rispetto all'ultimo periodo, all'ultima stagione. Infatti è una ginnasta molto cresciuta nell'ultimo anno. Sì, infatti posso dire che più si cresce, più si matura, e purtroppo il nostro è uno sport giovane dove la fatica fisica si sente, vabbè, come in tutti gli sport, però questo viene compensato dal fatto che comunque l'esperienza ti gratifica, soprattutto in pedana e in gara, quindi anche per questo che si sta cercando un attimo di innalzare il limite di età nella ginnastica. La Piscupescu ha ottenuto un punteggio molto basso, 23,70. Pensate che la difficoltà è stata valutata 6,45, con artistico di 8,70, esecuzione di 8,55. Adesso, in attesa del primo confronto diretto con Giulietta Cantalupi, rappresentato proprio dalla Rodriguez, andiamo a vedere altre due si dovranno cimentare: la cipriota Tricomiti e la tedesca Laura Jung. La Rodriguez ha ottenuto 26,35, per cui scivola dietro Giulietta. Positivi questi segnali, ormai siamo proprio a ridosso dell'Olimpiade. Quanto può cambiare, in effetti, Daniela, la preparazione fisica e anche tecnica a un mese, poco più dalla prova della ritmica all'Olimpiade?
Ma credo che la preparazione fisica tecnica prima di a un mese dall'Olimpiade più o meno credo che sia ormai raggiunta quasi alla perfezione, nel senso che gli automatismi ormai ci sono, anche perché il programma per la maggior parte delle ginnaste credo che sia lo stesso anche dell'anno scorso. Ora è una questione solo di mantenimento, di ripetere per non perdere gli automatismi acquisiti e cercare di non, diciamo, stancare troppo le ginnaste, magari per tirare forse l'ultimo periodo in modo da dare il massimo poi in gara. Andiamo a vedere Barbara Filiu, una greca, che come la spagnola sono cresciute, ma non solo tecnicamente ma anche fisicamente, sembra che abbiano rimandato la fine dell'adolescenza per diventare più donne, tutte nell'ultimo anno. Forse la tranquillità del lavoro maturato ha permesso loro di essere sempre più loro stesse. Anche lei è una buona esecuzione, sono tutte ginnaste maturate ma che hanno puntato più su un programma, come dire, tranquillo e sicuro, soprattutto per il test event, più che su particolari movimenti difficili, quindi curando di più l'esecuzione e la parte puramente coreografica ed espressiva. Direi che ci hanno guadagnato. Di questo gruppo B, quale ginnasta potremmo individuare come la più rappresentativa, al di là proprio di Giulietta? Perché abbiamo visto l'esperta Piscupescu, c'è anche la Rizzatinova. Che sicuramente rappresenta, giustamente hai detto, un pericolo, perché Rizzatinova è considerata la seconda ginnasta ucraina per capacità. Per il resto ci sono molte novità, come ad esempio questa Laura Young, che ha 17 anni, 1,68 m, 46 kg. Oltretutto, credo, siccome abbiamo detto che è la nazione che guadagna questi 20 posti, allora, siccome non vedo il nome della Maximenko, che sicuramente si era guadagnata il posto all'europeo passato, credo che la Shinkarenko sia proprio qui a posto della Maximenko. Anche lei una discreta esecuzione, anche lei non ha un programma, Dani, così stratosferico, però ecco, pulita, tranquilla, credo che avrà un buon punteggio, soprattutto esecutivo,
Intanto la Filiu, un punteggio a sorpresa, perché esce 26,50 con 8,80 di difficoltà, artistico 8,85, esecuzione 8,85, molto in linea, come difficoltà superiore anche a quella ad esempio della Rodriguez, della Shinkarenko, e va al comando della classifica provvisoria, quindi scavalca Giulietta Cantaluppi. Situazione assolutamente recuperabile, perché 26,45 per Giulietta, 26,50 per la Filiu, però questa 0,05, certo. Sì, è già la piccola sorpresa, se vogliamo, di questi campionati europei. Tocca adesso a Kristaleni Trikomiti, la cipriota, 19 anni, 1,66 per 48 kg. Tra l'altro si allena con il club Andreas Trikomitis, allenata da Natalia Raskina. E comunque la sua mamma è anche una delle giudici che sono presenti a questo campionato. Perdita di attrezzo intanto. Kristaleni Trikomiti. Qui vediamo ancora la fase della Trikomiti, quando ha perso proprio l'attrezzo. Ed ecco il punteggio della Jung, 26, quindi un altro passo in avanti. Приглашается Анна Резендинова, Украина. Please welcome Anna Резендинова, Ukraine. Allora, andiamo a vedere adesso la Rizzatinova. E la commentiamo, la Rizzatinova, con Daniela Masseroni. Intanto ripetiamo, la Young 26, classifica provvisoria, Filiu al comando con 26,50, Cantaluppi 26,45, Rodriguez in terza posizione con 26,35. Tanto ti stupisce questo primo posto della Filiu, o in effetti i progressi della greca autorizzano questo primo posto? Ma guarda, è stata un'esecuzione pulita, quindi non credo che il punteggio sia molto differente tra la prima e la seconda, quindi è proprio, sono tutte ginnaste molto preparate, quindi la differenza è proprio minima e se la giocano sul campo. Speriamo che comunque Giulie nel prossimo riesca a recuperare quei decimi di svantaggio che ha. Intanto vediamo la Rizzatinova, la seconda ginnasta dell'Ucraina, una bellissima linea, questa atleta alta 1,72 m per 47 kg e si allena al Derugina School con Albina Derugina. Beh, comunque la classe ucraina si distingue sempre, sono delle ginnaste molto belle, hanno delle linee
molto eleganti, classiche, nonostante facciano comunque dei rischi molto elevati. Bella, è stata un'esecuzione molto pulita, si è vista anche l'allenatrice che mi pareva soddisfatta. Intanto la Tricomiti va a ottenere 26,45, stesso punteggio di Giulietta Cantaluppi, 8,95 di difficoltà, di artistico 8,80, esecuzione 8,80, quindi due atlete al secondo posto, 26,45. Sono più o meno tutti lì i punteggi, se la giocano proprio fino all'ultimo, forse chi riesce a reggere di più il giro dei quattro attrezzi avrà alla fine la meglio. Daniela, qui siamo in un campo individuale, fra poco sentiremo anche Isabella Zonino Reggio. Quanta differenza c'è in effetti? E in che cosa cambia un gruppo B da un gruppo A ricco di nomi come Kanaeva, Garaieva, la Mitroz, la Ciarkashina, la Mitieva, la Staniuta, tanto per la Rivkin, la Merkulova, tanto per citare qualche ginnasta di rilievo? Sì, giusto qualche ginnasta. Beh, diciamo che forse nel gruppo che vedremo dopo ci si sentirà di più la tensione, perché ci saranno in ballo forse anche le medaglie, anzi sicuramente. E sicuramente si vedrà anche la differenza tecnica a livello maggiore. Comunque sono nomi molto importanti che rappresentano anche forse le nazioni più forti che ci sono nell'ambiente della ginnastica. Ancora qualche momento di riflessione per quanto riguarda il punteggio della Rizzatinova, che va nettamente al comando con 27,725, e subito dopo la Rizzatinova a questo attrezzo sarà la volta di Giulietta Cantaluppi. 27,725 è la prima ginnasta a superare il 9 alla difficoltà, 9,150 di artistico, 9,375 esecuzione, 9,20. Da questo punteggio, Daniela, si capisce che la Rizzatinova potrebbe ben figurare anche nel cosiddetto gruppo A. Sì, come ho detto, la classe delle ucraine si distingue, sono delle bellissime ginnaste. Tante volte però purtroppo vengono penalizzate, ma comunque io le metterei sempre in lotta per i primi posti in classifica. Adesso andiamo a rivedere Giulietta Cantaluppi, segno della croce per Giulietta, e comunque può vantare in questo momento un bel terzo posto insieme con la cipriota Tricomiti. Peccato, proprio all'ultimo istante la disperazione di Giulietta Cantaluppi, ed era difficilissimo questo esercizio perché su una musica particolarmente raffinata, possiamo dire sospirata. Che cosa è successo nella parte finale, Isabella?
che purtroppo il lancio probabilmente era leggermente lungo e invece di agganciare, ecco, vedete, ha abbassato le gambe prima dell'arrivo della palla. Perché logicamente per prendere la palla la deve avvolgere con le ginocchia per portarla verso il terreno, invece purtroppo